Io penso che non dobbiamo dimenticare quello che siamo stati. Voi avete ragione, non dobbiamo dimenticare il passato se vogliamo guardare al futuro. Il nostro portare fuori quello che sappiamo fare meglio sicuramente. Saremo molto fortunati e potremo avere un futuro per tutta l'Italia, ma soprattutto per questi ragazzi, per i ragazzi che hanno organizzato questa scuola. La scuola è il sangue di questo paese. Se non circola sangue non c'è vita, è il cuore del paese, i nostri ragazzi sono la nostra vita, quindi se interveniamo bene sulla scuola potremo cambiare la nostra Italia, perché la dobbiamo cambiare eticamente, moralmente, dobbiamo ridare fiducia, ma quella fiducia piena che deve voler dire fidarsi l'uno dell'altro. La scuola deve fare anche questo, crescere nelle competenze, ma crescere anche nell'amor proprio per stare insieme. Dicono sempre una cosa, ora mi diranno i ragazzi delle scuole medie, perché invito gli insegnanti a non promuovere i ragazzi quando alla fine della terza media non conoscono perfettamente l'inglese. Non mi dovete giudicare per questo, lo dico per il vostro bene, perché non possiamo mandare i nostri figli avanti se non conoscono perfettamente questa lingua, che è la lingua parlata per eccellenza al mondo. Non è la più parlata, perché è quella più parlata in spagnolo, però l'inglese ci serve per tutte quelle relazioni che servono ad ogni paese in questo mondo globalizzato. Però ci sono anche altre cose per non disperdere i ragazzi. L'inclusione e il discorso di fare rete, perché è importante che i ragazzi possano scegliere il loro percorso, non per seguire un amico, non per una scuola più vicina di un'altra, ma un percorso che sia vicino alle loro capacità, al loro essere, a quello che loro vogliono costruire nel loro futuro. E quindi per fare questo noi dobbiamo, specialmente all'interno delle scuole di pubblico, informare i ragazzi, poter dare quelle competenze, quelle conoscenze, anche nel discorso, nei vari discorsi dell'internazionalizzazione, che possono sentire loro per procedere nel cammino di vita.